in regione, Fratelli d'Italia primo partito davanti al PD, tiene la Lega che supera Forza Italia, male i 5 Stelle, Spolà per Ciriani, Cisinte e Savino. Alessandro Ciriani esprime la soddisfazione per il risultato, ringrazia i suoi cittadini e tira una stoccata al PD, ha provato a mettermi contro i pordenonesi. È giallo attorno alla possibile violenza sessuale subita da una ragazza di 22 anni di Muggia, trovata in stato confusionale alla stazione autocorriere, indagano i carabinieri. Ricerche rese difficili dal maltempo ma non interrotte, si continua a scandagliare ogni angolo del fiume, oggi elicotteri a terra. Bomba d'acqua a Trieste, poco dopo le 9, le strade del centro diventano fiumi, traffico in tilt, auto in panne, allagato il supermercato Aldi di via Coroneo, domani allerta gialla. Max Pezzali ha fatto ballare i 25.000 dello Stadio Rocco in una serata all'insegna delle hits senza età, che hanno incantato un pubblico che abbraccia tre generazioni. Chiuso il capitolo Cannavaro e affievolita l'ipotesi di Francesco, tutte le strade sembrano portare in Spagna, potrebbe arrivare da lì il nuovo allenatore dell'Udinese. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TG regionale. Subito spazio ai risultati. Come sono andate le elezioni europee nella nostra regione? Il servizio. In Friuli Venezia Giulia, Fratelli d'Italia si conferma primo partito. Lo schieramento guidato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ottiene il 34% delle preferenze di chi si è recato alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Al secondo posto c'è il PD con il 20,9% dei voti, in crescita rispetto al 2022. Terza la Lega con il 14,9%. Il dato del Carroccio è superiore a quello registrato a livello nazionale e doppia quello di Forza Italia, Noi Moderati, PPE, che guadagna un 7%. Alleanza Verdi e Sinistra ottiene il 6,1%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 5,4% in netto calo. In regione non raggiungono la soglia del 4%, Azione Siamo Europei 3,4%, Stati Uniti d'Europa 3,1%, Pace Terra Dignità 2,8%, Libertà 1,1%, Sud Tiroler Volkspartei 0,7% e Alternativa Popolare 0,3%. Nella circoscrizione nord-est, quella di riferimento per l'elezione degli eurodeputati, Fratelli d'Italia ottiene il 31,9% e il PD il 25,8%. Più vicino invece il risultato del derby nel centrodestra con la Lega al 10,2% e Forza Italia al 7%, dietro Alleanza Verdi e Sinistra al 6,7% e il Movimento 5 Stelle al 5,7%. Fuori dalla soglia di sbarramento, Azione, Stati Uniti d'Europa, Sud Tiroler Volkspartei, Pace Terra e Dignità, Libertà e Alternativa Popolare. Per quanto riguarda i candidati, in una circoscrizione nord-est in cui la Premier Meloni supera i 490.000 voti, colpisce l'exploit del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che tocca le 43.479 preferenze ed ha già un piede in Europarlamento. Tra i big del PD svetta il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini, mentre l'isontina Saravito, nonostante le oltre 19.000 preferenze, non ce la farà. Nella Lega, dietro al generale Roberto Vannacci, che supera i 141.500 voti, c'è la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint con 42.675 voti e un posto in Europa quasi certo. Dentro Forza Italia, dove il ministro degli esteri Tajani supera i 61.000 voti e Tosi 34.000, ma probabilmente entrambi rinunceranno, la sorpresa è quella delle quasi 11.000 preferenze della triestina Sandra Savino, sottosegretaria al MEF. L'affluenza in Friuli Venezia Giulia è stata pari al 48,2%, leggermente inferiore alla media nazionale del 49,6% e in deciso calo rispetto al dato delle europee del 2019 che toccò il 57%. L'affluenza più alta si è registrata in provincia di Gorizia con il 51,4%, seguono Udine con il 52%, Pordenone con il 46,5%, ultima Trieste con il 44%. Alessandro Ciriani dunque ce l'ha fatta, non sarà più sindaco di Pordenone ma rimarrà in giunta. Sentiamolo al nostro microfono. Siamo l'Europa delle patrie, l'Europa delle radici, delle origini, quelle greche, romane e cristiane, e che vogliamo riaffermare, di cui siamo assolutamente orgogliosi. Riguardo il dato della mia città, questo è uno schiaffo pesante al Partito Democratico, che ha giocato tutta la campagna elettorale sul tentativo di
mettere il sindaco contro i propri cittadini, dicendo che si sarebbe rotto il rapporto fiduciario tra sindaco e pordenonesi, questo con motivazioni pretestuose, arbitrarie. Beh, il dato mi pare che sia evidente. Le più di 4.000 preferenze che ho raccolto sono la dimostrazione chiara e fortissima, solida, che i cittadini non si fidano più delle pretestuosità del Partito Democratico, anche perché ho detto e ribadisco che oltre al mio impegno a Bruxelles continuerò a mantenere il mio rapporto con la giunta comunale. Perché? Perché abbiamo una serie molto importante di provvedimenti, di progetti da mettere a terra, e quindi insieme alla mia giunta vorrei vederli realizzati. Importante affermazione anche per Anna Maria Cisint. Sentiamo anche lei intervistata questa mattina. I 42.000 voti sono la dimostrazione che questo tipo di battaglia è una battaglia giusta, quella per i valori cristiani che sto portando avanti con grande esperienza di una città molto complessa che però è sulla strada dell'integralismo islamico che sto combattendo, la battaglia per i piccoli imprenditori, quelli piccoli con meno di 15 dipendenti. L'Europa ha abbandonato queste persone perché ha valutato la Mitteleuropa come se tutte le realtà fossero anche uguali a quelle, e i pescatori, gli allevatori, gli agricoltori. Le battaglie incredibili di questa ideologia green che ci porterà dei costi assurdi, ma quello che soprattutto voglio dire nel ringraziare tutti, anche la mia squadra e tutti quelli che hanno collaborato, e devo dire anche non soltanto in Friuli Venezia Giulia, ma in Veneto, in Trentino Alto Adige e anche in Emilia Romagna, quello che voglio dire è che sarebbe un grave errore valutare questa elezione solamente dal punto di vista aritmetico. Il messaggio che esce dai cittadini è forte e chiaro: vogliamo che le nostre nazioni abbiano valore, vogliamo che l'Italia abbia più valore, che conti, che possa decidere, vogliamo che si torni a capire che c'è una spina dorsale che ci regge, i valori cristiani sono molto importanti, non vale sempre tutto, le regole servono alla tutela delle persone, vogliamo che la nostra impresa possa avere un futuro con regole che non avvantaggiano i paesi terzi rimettendoci economicamente e magari non potendo nemmeno più produrre. Ecco, tutto questo in queste elezioni emerge molto chiaramente e io sono orgogliosa di essere un interprete. Il futuro anche come amministratrice, come sindaco? Ah, rimango sicuramente sul territorio, io non abdicherò, l'ufficio sarà quello, non cambia nulla, sono una che lavora tantissimo da sempre, mi mantengo le deleghe anche se non le farò da sindaco, ma mantengo le deleghe ai lavori pubblici, alle manutenzioni, al personale. Il PD non vince ma convince, buona performance dei Dem sia a livello nazionale che regionale, lo ha commentato ai nostri microfoni Caterina Conti, segretario della nostra regione del PD. Caterina Conti, risultato del PD a queste elezioni europee tra circoscrizione Nord-Est e Friuli Venezia Giulia. Il risultato è buono, molto positivo, sia a livello nazionale sia a livello regionale. Un grande ringraziamento a tutti i nostri elettori e elettrici, al Partito Democratico, agli amministratori, agli iscritti, a tutti coloro che si sono dati da fare per una campagna elettorale che ha messo al centro la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i servizi per le famiglie. Dispiace, preoccupa e ci fa riflettere però il dato sull'astensionismo, che è molto alto, raggiunge quasi il 50%, ed è un elemento su cui riflettere. Colpisce ovviamente anche il dato di quelli che sono gli altri partiti fuori dal centrodestra e che potenzialmente potrebbero essere alleati del futuro. Sicuramente il Partito Democratico si conferma il partito alternativo alla Meloni, alla destra nazionalista, che abbiamo visto cresce in tutta Europa, cresce anche in Italia, però il Partito Democratico è il pilastro del centrosinistra, è confermato in questo suo ruolo grazie anche al lavoro che ha fatto la segretaria nazionale Elie Schlein, che si è spesa senza sosta in questa campagna, e un ringraziamento va fatto anche alla nostra candidata Sara Vito, la candidata del Friuli Venezia Giulia, che ha raggiunto comunque un risultato positivo. Delusione invece nel Movimento 5 Stelle per i risultati sia a livello italiano, nazionale dunque che regionale. Patuanelli, sentiamo. Stefano Patuanelli, un commento su queste elezioni europee, circa in particolare il Movimento 5 Stelle tra la circoscrizione Nord-Est e quello che è stato il dato del Friuli Venezia Giulia in calo. Beh, certamente deludente sotto tutti i punti di vista, deludente nel risultato complessivo, poco sotto il 10%, i risultati non sono ancora definitivi, ma più o meno questo è il quadro, con
nemmeno al sud una reale tenuta rispetto alle elezioni politiche, e nord-est, Friuli Venezia Giulia, nord in particolare, il dato che si ripete è molto difficile per la mia forza politica. Speravamo in una tenuta maggiore al sud in particolare, anche se l'affluenza differenziata, il sud perde molti punti percentuali di affluenza rispetto alle politiche rispetto al nord, poteva penalizzarci e ne eravamo consapevoli. Ad ogni modo questo è il risultato e bisogna prendere atto del voto degli italiani. E sentiamo adesso anche il commento di Sandra Savino, europarlamentare, candidata europarlamentare e sottosegretaria al MEF, candidata al Parlamento europeo per Forza Italia. Sandra Savino, tornata elettorale delle europee, che ha mostrato una Forza Italia in forze a livello nazionale, un risultato un po' più contenuto a livello regionale, ma anche un numero di preferenze vicino alle 11.000 per lei. Ma da 0 a 9,6, sì, rispetto a quelli che ci davano per morti, mi pare che il partito c'è ed è anche in ottima salute. Quindi di questo risultato io sono estremamente soddisfatta e contenta. Sì, le preferenze, mi sembra mi manchino 6 voti per avere 11.000 preferenze, quindi anche in questo caso credo di aver ottenuto un buon risultato grazie ad un grandissimo lavoro di squadra sia in regione Friuli Venezia Giulia che in Veneto e per parte anche nelle altre due regioni. Forza Italia può rappresentare anche una voglia di centro degli italiani che ritorna? Ma io credo che ci sia voglia di centro, credo che ci sia voglia di normalità, voglia di lungimiranza, di equilibrio, di impegno, di formazione. Credo che ci siano tanti elementi che richiedono inevitabilmente un consolidamento del centro. E questo è l'obiettivo di portarlo anche in Europa? Sì, senz'altro, questo è uno degli obiettivi proprio di Forza Italia all'interno del Partito Popolare Europeo. Sandro Ligo della Valle è il comune più grande al voto per quanto riguarda il sindaco, il rinnovo del Consiglio Comunale, ha il nuovo primo cittadino e Alessandro Coretti. Vediamo il servizio. La sensazione è stupenda perché i numeri parlano chiaro, è una vittoria netta, una vittoria della coalizione, anche una vittoria mia come personale, come candidato sindaco. Devo dire che mi sento molto bene oggi. Con oltre il 64% dei voti della coalizione di centro-sinistra, Alessandro Coretti, detto Alexander, è il nuovo sindaco di Sant'Orligo della Valle d'Olina, un'attesa dello spoglio vissuta nelle stanze del municipio. Il nuovo sindaco si metterà subito al lavoro per perseguire i primi obiettivi. Formare la giunta è la prima cosa, entro 2 settimane io penso che riuscirò a farlo. Poi c'è il discorso dell'orario del comune, cosa di cui ne ho parlato largamente in campagna elettorale, poi devo prendere in mano tutta la documentazione relativa ai lavori che sono in corso, quindi le delibere prese con i lavori da fare e dopodiché si comincia a lavorare seriamente sul bilancio partecipativo, che è una cosa a cui ci tengo molto. Coretti, consapevole che 5 anni possono non bastare per raggiungere ogni obiettivo, guarda già il futuro un po' più lontano. Si lavora ogni giorno, ogni ora, ogni momento sarò presente qui in comune perché voglio incominciare velocemente, fare il più possibile nel primo mandato, ma con la testa sono già al mio secondo mandato veramente. In ultima abbiamo visto la presenza di Sandy Klun, che la stretta di mano, l'abbraccio, insomma è anche un po' raccogliere quello che è stato fatto anche prima e continuare sulla stessa linea o comunque cambiare anche qualcosa? Beh, come ha detto, qualcosa andremo sulla stessa linea, ma diciamo ci sarà un'inversione di tendenza netta. Vediamo adesso i risultati che non sono ancora definitivi del comune di Grado, un altro comune molto importante. Andiamo a vedere a questo punto com'è la situazione, cortesemente a tutto schermo. In vantaggio c'è Giuseppe Corbatto, come potete vedere, quando manca soltanto una sezione ancora da scrutinare. Dunque vittoria vicina, direi certa, per quanto riguarda Giuseppe Corbatto, visto il divario che c'è dal Roberto Marin, che è il secondo e che mette in
insieme fino a questo momento 1210 voti rispetto a 1774 di Corbatto, che è in vantaggio. E adesso passiamo alla pagina di cronaca. Ha denunciato un abuso sessuale che avrebbe subito da uno straniero. Vediamo il servizio, è accaduto a Muggia. Sono stata violentata da uno straniero. È quanto avrebbe riferito alle forze dell'ordine, prima la polizia locale, poi i carabinieri, una 22enne residente a Muggia. La giovane, che mancava da casa da un giorno e mezzo e aveva smarrito il cellulare, ha avvicinato una pattuglia di vigili nei pressi della stazione autocorriere della cittadina rivierasca, dopo essere scesa da un autobus della linea 20 in arrivo da Trieste. La ragazza, sotto shock e in stato confusionale, con degli evidenti graffi sul corpo, è stata accompagnata all'ospedale per le valutazioni ginecologiche del caso. Prima del tragitto, però, considerando la sua condizione di estrema agitazione, la 22enne è stata sedata dagli operatori sanitari. Successivamente la ragazza, accompagnata dai genitori particolarmente preoccupati dal fatto di non vederla da oltre 36 ore, è stata sentita dai carabinieri. La giovane racconta di essere stata abusata da uno straniero, ma ancora non è chiaro dove sarebbe avvenuto il fatto. I video della sorveglianza, sia del mezzo pubblico su cui viaggiava che quelli della stazione, non evidenziano il fatto, stando a quanto comunicato alla nostra redazione. Indipendentemente dalla denuncia o meno della giovane, che ancora particolarmente agitata durante il colloquio con i militari, non ancora ha deciso sul da farsi, le indagini comunque proseguono per identificare il possibile responsabile. Il tamtam muggesano ha fatto sì che in mattinata la notizia ha iniziato a circolare nel comune rivierasco, dove già in passato la stazione degli autobus fu teatro di episodi di risse con il coinvolgimento di giovani stranieri. È stata vittima di un furto una giornalista di Mediaset che stava realizzando un servizio per la trasmissione Quarto Grado ad Udine in Vicolo Brovedan, dove qualche settimana fa si era registrato un episodio di rissa con accoltellamento di un giovane. La giornalista ha lasciato la borsa incustodita, che poi è sparita, ha chiamato i carabinieri, ha denunciato il fatto. I carabinieri, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della polizia locale, sono riusciti a rintracciare la borsa, dalla quale mancavano 20 euro. Adesso, attraverso l'analisi dei flussi video delle telecamere, si cercherà anche di identificare i responsabili di questo furto. E parliamo adesso invece delle ricerche di Christian su Leonatisone. Oggi elicotteri a terra causa maltempo, ma si continua a scandagliare il fiume. Il corpo potrebbe essere in una forra. La sigla. Mentre la questione del tempismo dei soccorsi continua a imperversare, come ribadito anche dal legale della famiglia Molnar, c'è Christian da ritrovare, vivo come spera proprio la famiglia, in primis il fratello Petru Radu, o senza vita come realismo suggerisce, anche se la speranza non termina. La prima linea dettata dalle squadre di soccorso era stata quella di porre domenica come giorno ultimo per le ricerche a pieno regime e da lunedì 10 giugno una graduale ripartizione delle forze in gioco. Idea che non aveva trovato il favore del fratello di Christian, il quale aveva espresso tutto il suo disappunto e la sua rabbia ai media per questa decisione. Di conseguenza è anche cambiata la gestione delle forze nelle ricerche. Come comunicato dai vertici delle forze in gioco, malgrado le previsioni meteo non incoraggianti, le ricerche dell'ultimo disperso nel fiume Natisone a Premariacco, Christian Casian Molnar, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Come sempre in questi casi lo scenario detterà le regole di ingaggio per i soccorritori che, oltre a raggiungere l'obiettivo del ritrovamento del terzo disperso, devono garantire la propria incolumità. Si è lanciato inoltre un appello affinché non vengano intraprese operazioni di ricerca non coordinate ed effettuate da personale non opportunamente addestrato, perché tali operazioni potrebbero compromettere la sicurezza di quanti vi partecipassero e quella dei soccorritori che da più di una settimana lavorano invece in modo coordinato. Un appello rilanciato anche dal sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, perché perdere il filo adesso significherebbe perdere giornate intense di lavoro che hanno avuto comunque i loro risultati, anche se non c'è ancora traccia di Christian nelle acque del Natisone. L'ondata di pioggia è tornata a smuovere il fiume e chissà che questa eventualità non possa paradossalmente rappresentare un punto di svolta, dal momento che potrebbe aver cambiato il fondale del Natisone, dove potrebbe essere rimasto incagliato il corpo di Christian, qualcosa a cui non vogliono pensare tutti quelli che coltivano ancora la speranza di ritrovare il 25enne vivo, ma che il realismo, come detto, della situazione può suggerire essere un aiuto per le squadre di ricerca. Il maltempo è tornato a farsi sentire, bomba d'acqua questa mattina a Trieste. Sta
strade come torrenti in piena, tombini saltati, traffico in tilt. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Trieste questa mattina intorno alle 9, complice anche il vento che ha contribuito a creare un effetto tempesta. Un fenomeno tutto sommato di breve durata, ma intenso, una vera bomba d'acqua in pochi minuti. Super lavoro per i vigili del fuoco e per la polizia locale, con i centralini subissati di chiamate da diverse zone della città. Tra le situazioni più critiche si segnala il sottopasso di Piazza Libertà, completamente allagato, e un albero caduto in via Capitolina, ma gli allagamenti hanno interessato anche numerose strade centrali, come Corso Italia e Le Rive. I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno ricevuto oltre 50 chiamate di soccorso legate al maltempo in un'ora, portando a termine 25 interventi già entro le 10.30 del mattino, in campo con 5 squadre operative più una vettura con 2 funzionari incaricati, mentre il funzionario di guardia si è recato presso i locali del Tribunale cittadino per verificare delle infiltrazioni. La polizia locale invece è stata impegnata soprattutto a regolare la circolazione del traffico, in forte difficoltà anche per la velocità con cui si è manifestato l'evento. E purtroppo le previsioni meteo non sono buone per i prossimi giorni. L'OSMER annuncia fino a mercoledì l'afflusso di correnti sud-occidentali instabili che porteranno il passaggio di numerosi fronti e successivamente in quota affluiranno masse d'aria più fresca. Quindi anche domani sono previsti rovesci e temporali diffusi, anche forti, che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata e le piogge saranno anche intense. Gran pienone ieri al Rocco di Trieste per il concerto di Max Pezzali, che ha catturato l'attenzione di 25.000 fan in delirio. Stadio pieno, dunque, dopo il gran successo e il pienone per il concerto di Ultimo, il Rocco ha concesso il bis. L'attenzione adesso si sposta su Udine, dove prossimamente si esibiranno al Brunelleschi Stadium i Negramaro e Zucchero. E adesso apriamo la pagina dello sport con un servizio relativo ad un aggiornamento della situazione per quanto riguarda gli allenatori in ballo, il toto allenatori per l'Udinese. L'Udinese, dopo un paio di settimane dal termine della stagione, ha messo il punto sulla situazione riguardante Fabio Cannavaro. Le strade tra l'allenatore e il club bianconero si dividono. Alla fine è prevalso nell'analisi il dato della prospettiva più che dei risultati, perché Cannavaro ha fatto bene, ha centrato l'obiettivo praticamente non perdendo mai, se non negli ultimi maledetti 20 minuti contro la Roma, ma non ha convinto di poter essere lui a voltare pagina per la squadra friulana. Troppa poca l'esperienza, pare questo alla fine sia pesato nelle valutazioni di Gino Pozzo della dirigenza bianconera, che cerca profili diversi. Nel fine settimana si era diffusa una voce incontrollata di una presunta presenza a Udine di Eusebio Di Francesco, anche se al momento in tal senso non arrivano conferme. Difficile che sia l'ex tecnico dei Ciociari il prossimo allenatore dell'Udinese, anche se sarebbe stata una storia particolare con l'ex Roma, che avrebbe ritrovato la Serie A proprio nella città della squadra che gli aveva dato solo qualche settimana fa un grandissimo dispiacere professionale. La sensazione infatti è che alla fine il nome straniero sia la vera pista da seguire, con identici kit spagnoli che si fanno largo. Sì, spagnoli, non Johan Valem, che in realtà potrebbe essere valutato per il ruolo di direttore sportivo, anche se in questo caso resta in leggero vantaggio un altro ex centrocampista come Gökhan Inler. Sulle pagine dei giornali rimbalzano un paio di profili come quello di Martinez Peñas o di Guillermo Abascal, che in Italia ha già allenato la primavera dell'Ascoli con alterne fortune. La particolarità di questo profilo è che sia un classe 1989, giovanissimo, ma già con tanta esperienza alle spalle. Se parli di Spagna e del giro dei Pozzo, viene in mente anche Javier Pereira, che fu il vice di Slaviša Jokanović l'anno del sogno della Premier League per il Watford. Da quel lontano 2014-2015 Pereira ha maturato esperienze importanti, così come Julio Velázquez. Lui fu il nome a sorpresa qualche anno fa per la panchina dell'Udinese, ma fu molto sfortunato. Bel gioco e risultati negativi che lo penalizzarono. Lo spagnolo è sempre rimasto in buoni rapporti con l'Udinese, non è da escludere anche un suo ritorno di fiamma per riprendere il lavoro da dove l'aveva lasciato con tanta esperienza in più. Tra i candidati citiamo anche Francisco Rodriguez, ex Rayo Vallecano, profilo interessante, ma anche se forse penalizzato, diciamo così, dall'essere un fedelissimo del 4-2-3-1. Valutazioni in corso, ma il tempo stringe, l'Udinese continua il suo lavoro per scegliere l'allenatore della prossima stagione. È tutto per questa edizione del TG regionale, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.